Ciao, sono Davide. Allora, oggi assieme a Giuseppe, bella roba, il mio amico barese, originale proprio barese, pizzaiolo, ci fa vedere come si fa la focaccia barese. Barese. Il pane tradizionale di Bari. No. Allora. Allora, gli ingredienti per questa ricetta sono: faremo due teglie che poi vi faccio vedere. Acqua, sale, lievito di birra e madre farina. Zero o doppio zero, come voi credete. Adesso questa è doppio zero. E un po' di olio di oliva. Allora, per i pesi di tutta questa roba, li trovate sotto al video, in descrizione troverete una piccola leggenda con i pesi per fare l'impasto e anche per fare la farcitura sopra alla focaccia. La focaccia. Bene, è tutta sua la città, mi sposto. Quindi l'acqua la metti prima. L'acqua. Intanto ve li dico, sono 750 ml d'acqua e un chilo di farina, quindi abbiamo un rapporto al 50%, 50%. Lievito. Allora, tu hai messo il sale, sì. Acqua e sale. E sale. Ok. Il lievito. Bene. Dipende sia dal clima, dalla temperatura e da quando voi la volete pronta la pasta. Sì, più lievito ci mette, prima fa. Quindi, più lievito ci mettiamo dentro, prima agisce la lievito. Ti chiedo, ma mettendoci tanto lievito, poi non prende dei gusti, gonfio lo stomaco? C'è chi lo vuol far veloce, certo. E chi lo quindi vuol fare. Quindi l'ideale sarebbe poco lievito e una giornata di lievitazione. Una giornata, ma anche se lo fai la mattina, la sera fai la pizza e poi la cuoci. Benissimo, però in questo caso tu hai messo l'acqua e il sale. E il sale. E adesso ci stai mettendo il lievito. L'olio, sì. Ah, l'olio. 100 ml d'olio, 100 ml d'olio. Perché so che mi dicono tutti, ed è così, che il sale ammazza il lievito. Ferma la lievitatura. Ok, quindi cercano tutti di metterlo verso la fine dell'impasto. Il lievito. Ma io lo vado tutto di diretto. Ah, va bene, ok. Accendo la macchina, così do l'aggio di sciogliersi e di amalgamarsi l'olio con l'acqua. Sì. E nel frattempo ci butto un mezzo pacco di lievito. Mezzo, ok. Lo stritolo. Bene, quindi 10 grammi di lievito, attenzione. Allora, cominciamo a mettere farina poco alla volta. Poco alla volta, che non si deve aggrumire. Vi ricordo che lui è un pizzaiolo, quindi il suo mestiere lo conosce bene. Oh, logicamente è abituato con delle altre impastatrici. Vabbè, è lo stesso. Ah. Vedi come se la mangia la farina? Se tu gliela butti tutto su, alla reazione te la sputa fuori. Alla fughi. Allora, intanto che lui mette farina, vi dico gli altri ingredienti. Come per la farcitura della focaccia, abbiamo dei pomodori pelati, quindi una lattina di pomodori pelati, dell'origano, questo qua quanto basta, una spruzzatina sopra, del sale e delle olive nere. Queste qua sono i denocciolate. Questi qua sono gli ingredienti per la farcitura della focaccia. Sì. Poi sopra uno ci può mettere, la può fare con la cipolla, sì. La può fare con le verdure grigliate sopra oppure non grigliate. Comunque sono tutte farciture, sono in più, uno, come la pizza. Come le piace a lei, sì. Però originale la pizza. È quella lì. Pomodorini e olive. Una volta si mettevano le olive col nocciolo dentro. Pure. E qualcuno si spaccava il dente. Bello. Allora, quando dobbiamo andare giù? Siamo a posto? Siamo a posto. Bene, allora te la tiro giù. Sì. Perfetto. Guarda, te lo stacco tutto così tu fai le cose con comodo qua. Lì.
Vabbè. Grazie. A lei. Quindi l'impasto deve essere bello asciutto. Asciutto. Beh. Perché poi quando lievita, caccia fuori la sua umidità. Noi adesso stiamo facendo altro che dargli una lisciatura alla pasta. Gli dai anche un po' di forza facendo così. Un po' di forza, sì. Una volta si prendeva si e sbatteva. Si faceva saltare. Adesso praticamente tu la rigiri dentro se stesso. Sì. E sotto le mani mi accorgo la densità e l'umidità. Mm-hmm. Allora. Quindi adesso l'hai divisa in due. Bene, allora una volta divisa in due vai a lavorarle ancora, no? Faccio la mia pagnotta, vedi che è sta farina sotto le mani, è ruvida, non è bella liscia, liscia come la farina normale, capito? Ti do la teglia, guarda. L'ho unta leggermente, va bene? Così non si attacca. Sì. Quindi tu stai facendo la pirlatura. La pirlatura, la minchia. Non si dice. Ecco, guarda. Allora, quanto tempo le facciamo riposare adesso? Un paio d'ore. La pellicola? La pellicola sembra, se no si fa la crosta. Bene. Ecco, queste qua, se avete la possibilità, le mettete nel forno con la luce accesa, eh? Solo con la lucetta. A 10 gradi. Che aiuta la lievitazione, adesso che è ancora un po' freschino. E fa più fatica a lievitare. A lievitare perché l'aria fredda mantiene ferma la lievitazione. Esatto. Quindi un paio d'ore nel forno con la lucetta accesa e poi ci vediamo per la stesura. Dico bene? Sì. Ok. Allora, una volta che la pasta ha riposato, dico bene riposato. Benissimo, bravo. Bene, si sarà bella rilassata. Quindi con una teglia, questa qua è una teglia da 45 centimetri. Quindi non facciamo altro che o con la pasta stessa o con un pennellino o con le mani, che è un lavoro artigianale, oppure così. Questo movimento l'olio si espande, quindi deve essere bella unta sotto, bella, insomma deve essere, perché così non si attacca. No, perché dopo si fa anche sto gioco, si fa questo gioco qua, il movimento, così si spande tutto l'olio sotto per bene, sì. Vedi? E poi si gira. Perfetto, quindi delicatamente andiamo ad allargare la pasta, deve essere proprio, adesso è bella rilassata, non c'è bisogno di tirare, la pasta non ha nervature. Non, la pasta non si deve maltrattare, va accarezzata. Perfetto. La pasta della pizza o della focaccia è come accarezzare una bella donna. Esatto. Io volevo dire un'altra cosa, però... No, va bene così. Siamo in fascia protetta. Ecco. Una volta che è stesa. Perfetto, è proprio, si è proprio rilassata bene. È la sua misura del tegame. Si prende il pomodoro pelato. Una, ma se lo mettiamo tutto stavolta, il suo sughetto con un pelato, gli diamo il colorito. Certo. Una volta steso il suo sughetto, formiamo dei pezzettini di pomodoro pelati, lo schiacciamo perché anche
Il palato vuole il suo gusto. Sì, e l'occhio vuole la sua parte. La sua parte. Esatto. Qui abbiamo abbondato. E va bene così, meglio. Quindi adesso le olive nere denocciolate. Li mettiamo in forma circolare. Così ognuno prende il suo pezzettino e ci trova il suo, la sua olivetta. Allora, io ti chiedo una cosa. Sì. Io so che laggiù a Bari avete delle teglie particolari per fare questo. Sono in ferro da della mira. In ferro, perché ha una caratteristica particolare, con i suoi bordicini. E la fa, ha una cottura diversa? Ha una cottura diversa, sì. Ah. Cioè, è un ferro particolare per alimenti. Sì, 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 ho capito. Però gli dà una cottura leggermente. Una cottura di non è l'alluminio. Non è l'alluminio, vabbè, noi ci accontenteremo. Però sappiate che originariamente la focaccia viene cotta così. Allora, adesso un po' di origano. Vigliera. E sale. Perché il pelato non era salato, attenzione. No. Il pelato non era salato. Bene, adesso cosa dobbiamo fare? Adesso noi non facciamo altro che avvicinare la bottiglia dell'olio qua. Lasciare che questo si riposi un pochettino. Sì. Se poi abbiamo il forno da riscaldato. Sì. Lo possiamo fargli dare una forzatura. Allora, io ho il forno che fa la lievitazione e quindi sono molto avvantaggiato. Però uno che è a casa, che la vuole rifare. La fa riposare per una mezz'oretta, 20-30 minuti. Sì, la deve coprire. Coprire. Con la pellicola. Con la pellicola. Quindi sì. Con la pellicola perché si deve tornare ad alzare. Sì. Per fare, mettendoci la pellicola, si dà il modo che si faccia la crosta intorno. Sì, diventa secca la pasta. La pasta, sì. Ok, va bene. Allora, ci vediamo fra una mezz'oretta che andiamo con la cottura. Allora, dopo una mezz'oretta abbiamo le nostre pizze che si sono alzate. Sono lievitate. E adesso, quindi, praticamente possiamo aumentare il volume al forno. Lo mettiamo a 180-190. Ventilato. Ma anche se 200 gradi va bene. Ah, e poi dopo circa 20 minuti. Un quarto d'ora sono pronte. Un quarto d'ora? Vabbè, ve lo dico, quando sono cotte vi dico quando sono state. Vado a infornare. Allora, alla fine ha cotto 20 minuti. Sei pronto? Ce la fai? Sì. Se no ti ho una mano, eh. E voilà. Sembra piuttosto bella, eh. Allora, mi diceva Giuseppe che la focaccia barese originale ci vuole una patata lessa dentro nell'impasto, quindi su un chilo di farina basta una patata lessata schiacciata dentro l'impasto, sì, mentre si impasta. Questa cosa qua che cosa fa l'impasto? Lo ammorbidisce? Da più sofficienza, ah, più okay. Morbidezza. Quindi questa qua adesso è più croccante? Questa dovrebbe è più croccante. Prego. Io la posso assaggiare? Stiamo qua apposta. Ah, cotta e cotta. È mia. È tua. Allora me la prendo. Ci manca l'oliva. Allora, sono pronte per la prova assaggio. Assaggi pure tu. Assaggio il pezzettino, l'assaggio anch'io, anche se certo. Se ho pranzato un casino di pasta e cavolfiore. Io non dico niente. È buona, è buona. È buona? È molto buona. Può andare. Grazie. Sì, brucia solo un po', ma può andare. Alla tua salute, io ho già cominciato, ma altri 100 anni di questi? Beh, troppi. È buona, il sale è giusto, è perfetto, bravo. Anche come unto. Sì, sì, perché l'olio fa la sua parte. Mi ricordo che la focaccia barese ha il suo perché è bella, si sente un po' l'olio, perché deve sentirsi. Io mi ricordo, come non so se ti ricordi, che io ho fatto il militare. Un mesetto di militare l'ho fatto anche dalle tue parti, sì. A Corato, ok? A Castel del Monte, a Tor di Nebbia. A Torre de Neggio. Tor de Neggio.
e passava l'ape. L'ape car con le focacce. Con le focacce, le sigarette, le noccioline. Le bibite. Tutto. Arrivava al cancello e poi aveva una pila così di focacce una sopra l'altra e rotonde tutte e si vedeva proprio il giallo dell'olio. E noi andavamo là a comprare la focaccia da mangiare, fantastico. E mi hai fatto ricordare proprio un bel periodo. Bisogna ritornare ai vecchi periodi. Adesso io presumo che un lavoro del genere ti possono arrestare se arrivano i carabinieri del NAS. Sì. Però una volta noi, le nostre tradizioni erano queste qua. Una volta. E si stava tutti bene. Quello è vero, sì. Quello è vero. Con poca roba semplice si stava tutti bene. Oh. Focaccia tipo barese. L'ho detto bene, tipo? Tipo. Non è la classica, ma è tipo barese. Bene. Io ti ringrazio, grazie di tutta la lavorazione, grazie che mi hai insegnato. Adesso io posso farmele da solo, no? Io ti ringrazio a te di avermi dato questa possibilità di darti qualche cosa di mio personale. È sempre io. Sono come una spugna, io chiedo a tutti, cerco di imparare da tutti e mi fa molto piacere. Anzi, gli ho già chiesto di venirmi a insegnare a fare la pizza a schiaffo. Quindi magari ci mettiamo in video a farlo. Così vediamo un po' come si fa a tirare la pizza con lo schiaffo. Dai, è una bella idea. Va bene, signori, grazie Giuseppe. E vi ricordo che gli ingredienti ve li metto sotto in descrizione. Qui in alto a destra trovate l'icona per iscrivervi al canale, grazie mille se lo fate. Da questa parte la campanella per le notifiche, se le attivate vi arrivano le notifiche quando caricherò video solo in diretta. Qua sotto l'altro mio canale Hobby, anche, seguitemi anche sugli altri social che è gratis, quindi potete farlo tranquillamente. Va bene, ancora grazie Giuseppe, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.